Ehi là, sentite la mia voce? Se la sentite, vuol dire che siamo pronti ad andare in diretta. Quindi io direi che abbassiamo leggermente il volume. E niente. Ora ci spostiamo. Ancora una volta non è un podcast. E invece, purtroppo, non lo rinomerei così. Comunque, siamo in diretta. E ora, come al solito, vi presento i miei amici, i miei co-conduttori. Non stavo balbettando, ma è co-conduttori. Vai, vai, andate, andate. Ciao Gentaglia. Oh, è compari. E invece siamo tornati qui, solo per voi. Oggi Lorenzo non ha il cappello, però. Meno male. Oggi non ho il cappello, mi dispiace. Oggi ho voluto fare un attimo un piccolo cambiamento. Hai visto? Però oggi ci Piccolo cambiamento. sarà un amico molto più spesso del solito. No! Mettilo via! No, mettilo via! No, Mettilo via! me lo metterò qua. Marvin! Eccolo qua, Marlin. Marlin, che Marvin lo chiamo ogni tanto, vabbè. E niente. Terrò qua. Oggi un podcast un po' chill. Comunque sì, ragazzi, se avete notato, la grafica è cambiata. È più clean, c'è quella bella dissolvenza sulla chat, c'è proprio l'amore, l'amore. Boni, mai quanto te, mai quanto te. E niente. Io direi, ci spostiamo subito nella nostra introduzione di questo appunto bel podcast. E niente. Ragazzi, in primis direi che discuteremo un po' di questo torneo e lascio un po' la parola ai miei due amori. Io sto vedendo un tag che è molto interessante. Buona la puzza che si caga nella mutanda. Leviathan, se mi dai mezz'ora, io vi sorprenderò, ragazzi. Oh cazzo. Oh cazzo, È lo ha quello che detto. voglio, no? Non sono interessato a vedere questo spettacolo. Io credo metterò la mano davanti alla web. Ma una cosa del genere, tipo questo. Lorenzo lo sapeva che stava arrivando. E niente. Perdonami. Io dovevo tirarlo e non potevo fare altrimenti. E niente. In generale, comunque, il torneo, diciamo che potremmo classificarlo come un. Oppure come un. Però, dai, non era. Dai, non era niente male. Boh, era molto epico il torneo, visto tutto quanto la connessione del Brasile che avevamo, tutta quanta la roba correlata, Mi è però piaciuto dai. comunque il cambio proprio spettacolare, Lorenzo. Io l'ho notato, io l'ho notato. Era frame zero, però io l'ho notato. Il problema è che boh, ormai Icno Smash, cioè, stiamo cercando più di sopravvivere che di andare avanti attualmente. Minchia, Siamo davvero? Esatto. Attenzione, ogni vedo sabato. un punto esclamativo. Trodio, scusatemi. Ok, continua. Devo Ciao rispondere alle caro, ci esigenze. stiamo bene. Dopo già ti saluto famiglia. Grazie, G. Lorenzo ha detto anche buona la sb. Ma che Ehi! era la fusione, porca puttana. No, non è così che funziona esattamente. E come No, funziona? comunque è molto meglio con la O che con la U, a mio parere. Sì, anche secondo me, Sì, sai. Ci con la stavo U meglio. pensando, Con la U invece fa con più l'altro. ridere. Con Con la la U U. fa più ridere. Boh, fino a che sei più grezza va sempre bene. Esa, bravo, Esatto. bravo. Non lo so, a me non fa più ridere, però posso capire perché lo si fa, capito? In ogni caso, Sì, no, vabbè, comprendo il tu sei una persona sentimento. decisamente più matura di noi due, non avevo messo in E conto. allora sì, Scusaci. soprattutto con questo, sono maturo, cazzo. Cazzo, maturo un cazzo. Allora, io direi che possiamo andare avanti. Tanto sgravando. Oggi veramente. Eh sì. Beh, in ogni caso, dobbiamo fare sicuramente i complimenti a Erd, che ha vinto, a Mirko, che si è posizionato secondo, e poi era Dario terzo, giusto? Era Sì, Dario. una bella Una bella classificazione. Dario che posizione anche per Dario. vince, si mantiene sempre comunque sul podio, quindi on fire come sempre.
Mirko che finalmente prende posizione in maniera abbastanza violenta. Sì, sì, pesante. È entrato a gamba tesa, proprio dritto. Ha detto, ora basta, entro, cazzo, e mi prendo tutto. Esatto. Però vabbè, Derbeck giustamente, tra una cosa e l'altra, è riuscito, cioè si è preso la prima posizione, ha fatto ha ben dilaniato quell'uomo. Sì, a un certo punto si è incazzato, ha detto ora basta, io metto Ness, e da lì penso che era finita dal principio. In ogni caso, io direi che possiamo spostarci alla prima delle nostre cose. Intanto è entrata di prepotenza l'OST di Conan e io la sfrutto perché ora, signori, con questa OST noi vi mandiamo le grafiche della top 8. Eccole qua. Che buone. Sempre buone. Io ti amo. Beh. Buono quasi quanto Marello. Ti amo. Attenzione. E niente, possiamo confermare... il primo posto di Derdo, il secondo di Jerko, il terzo di Leggendario. E poi subito dopo abbiamo questo Edo quarto. Anche Edo, cazzo, stava sgravando, Edo è andato molto bene, ha preso il cazzino dal suo allievo, ecco, da Jerko. Due volte, non una, quindi è stato riconfermato. Gravissimo. È uscita dal suo... dalla sua cervello, poverino. Ma vogliamo parlare di Red K012. Porca puttana. Vogliamo un attimo parlarne, per favore. Ma che run ha fatto, Giuseppe? Che cazzo di run ha fatto? Si è fatto la loser. La loser in corsetta, cazzo, con la... Sì. Vai, Luca. Cos'è devo fare? Se l'è fatta di corsa così se l'è fatta. Esatto. Tirando 6D con quel suono. Esatto. Intanto ogni tanto, cazzo, quando andava a leggere in piazza Valgiaero, minchia, gli impazziva il cervello, si sentiva questa. Era lì che calcolava così. Io direi che le grafiche le abbiamo ammirate abbastanza. Però prima vorrei comunque nominare anche gli altri, ovvero Buona Pasta, che abbiamo qua. Eccomi qua, ragazzuoli. Quinto, bellissima posizione. E poi sempre in top 8, cioè non mai da disdegnare, il settimo posto per l'epico Mario Giuspi. L'epico Mario. Epico Mario America. E niente. Vero. Secondo me è stato un bel torneo e speriamo di avere i prossimi. Cioè, speriamo che siano anche migliori in generale. Sì, siamo tornati adesso qua nella nostra webcam phase ed è finita l'OST, cioè proprio la perfezione. E niente. Il timing, memoria. Sì, il timing, giusto. Il timing. Niente, fatemi vedere la scaletta perché sono rincoglionito e la perdo. Rompere la quarta parete dicendo quello che sto facendo dietro è la tecnica di tutti i migliori commentatori, insomma. Cioè, devi prenderti un paio di foglie di carta e far finta di leggere. Esatto. Stai guardando su Discord la nostra scaletta. esatto. Bello il poster del podcast Jaguar Pro. Sì, cazzo, dai, quello là è ormai è lo staple. Ogni volta che c'è un torneo, c'è roba, io lo metto lì dietro e tatta anche te. Jaguar muta Discord Telegram please. Oh cazzo. Sarebbe veramente ironico. Cioè, quando mai? Che palle. Non sapevo che te la fossi messa nella soundboard, Luca. No, lascia perdere. Mi fa ridere il fatto che le ho tolte da Telegram Web, però è rimasta l'applicazione che fa casino. Come cazzo faccio io ad abbassarle? Aspetta, forse faccio una dragata. Oh, pale, dragata fatta. Bene. Direi che adesso ci possiamo spostare a... Oddio, questa è bella. La richiesta, un annuncio da parte di Marello. Oh, sì, spero. Togliamo l'OST, un attimo di serietà. Puoi iniziare. Ragazzi, quello che noi stiamo chiedendo sarà molto utile per voi player, soprattutto per noi TO, ed è la richiesta del lag check. Perfetto, andiamo alla spiegazione. Certo. La regina.
ragazzi, non rovina il torneo, anzi lo migliora, perché tutti quanti si devono divertire. Quindi non rompeteci i coglioni, chiedetelo e basta, non pensate di dover scappare via brutti falliti bastardi, io giuro vi vengo che manco la schiena se non chiedete. Pesantissimo, ma lui è frustato di Marello. Se dovete farlo, lo fate e basta, vaffanculo, grazie. L'applauso! Il drop, l'applauso, facciamogli l'applauso. Bravo! Grazie ragazzi, grazie. Grandissimo, grandissimo. Possiamo anche togliere sta merda. Bella, è divertente per carità, ma ci mettiamo gli usti. Questo era un annuncio. Che? Cosa? Devo avvisare un certo player di una cosa. Perché prima mi sono dimenticato di scriverlo. Avvisa, prima... avvisa. Come? Cosa significa? Ho paura. Luca, puoi anche mettere pompon shit che non ti prendi le No. Ma cazzo strike. È un secondo, va bene. Un istante, cioè non l'ho messo per troppo tempo, Dai. Siamo seri. Pompon shit. Comunque. E niente, io adesso Ci siamo. Siamo proprio nel momento clou, quel momento lì. Il momento epico, il momento sick. Il momento sì, sick, ragazzi. Sì, okay, ci siamo nel momento sick. Ah, ebbene, io direi che quindi possiamo passare al momento sick, che spoiler è la nostra classica intervista. E quindi possiamo anche aggiungere il mitico, il matto. Ditemi voi quando lo aggiungete che io cerco di timare. Cazzo, devo fare un casino. Mettete il DK rap piuttosto, mi lancio fuori dalla finestra. Io mi sparo. Mi dissocio da quello che ho appena detto. Non lo farei mai. Non lo farei mai. Luca, io ci sono. Io ci sono. Tu ci sei. Operativo. E allora, sì. 3, 2, 1, via. E se mi sfanculano le webcam, giuro che mi incazzo. Let's go. Guarda che buono. Ma quanto cazzo sei bello, bro. Buono, ok, la fascetta lì. Questo è un pirata. È un matto. Abbiamo qui Mirko, signori, il nostro uomo. Smutati. Aspetta, che si sta smutando. Occhio alle bestemmie. Eccolo qua. Ebbene, io direi di procedere come al solito. Prima di tutto, se vuoi dire qualcosa per introdurti, puoi farlo tranquillamente. Allora, io sono Gerco. Ci sono Mirko, detto Gerco. Grande. Ho 19 anni, gioco a Smash da un anno e due mesi, tipo. Insomma. Sono contento di avervi conosciuto, cioè... Che tenero. Sono proprio contento... Hai della visto? Community. Cuoricini, proprio cuoricini bacino, per Gerco. Ragazzi, cuoricini in chat. Perché... Cuoricini in chat per Gerco, spammate. Dai, pure un altro applauso. Dai, regia, grazie. Un altro applauso, cazzo. Dai. E niente. Quelli viola, mica, che sono i cuori da fumatore. Madonna, vabbè, raga. Manco quelli gialli, ma cazzo. Ascolta, dai, non dilunghiamoci. Iniziamo subito con questa bellissima intervista. Io dirò la prima domanda e poi ovviamente gireremo. Come va? Prima di tutto. Come stai? Tutto bene, tutto a posto. Bene, hai visto? Proprio 5 secondi di domanda e passiamo alla prossima. Vai, Mare. Ok. Mirko, in verità questa domanda è molto interessante, perché così ci puoi anche parlare un pochettino della situazione, un po' come si sta evolvendo a livello un po' competitivo. Cioè, sei contento di poter di nuovo competere in una qualche maniera, anche se online? Sì. Cioè, già la cosa del podcast mi ha messo hype, e quindi sì, sono soddisfatto. Hai visto? No, vedi, almeno questo, cioè... Tieni conto che comunque era l'unica scintilla che potevamo utilizzare, questa, creare questi mini eventi, il massimo appunto che si può fare. Ma se comunque tu sei felice di poter rigiocare, sono contento. Sì, anche comunque abbiamo sempre dei player fissi, quindi sempre molto attivo il tutto. Vabbè. Sappia bene, tutti quanti siamo più contenti. No, beh, certo.
Assolutamente. Meno male. Meno male che il podcast vi sta mettendo hype, ragazzi. Sono molto felice di tutto. Ti devo alzare il volume perché sennò ti prendo a calci. Sei a 200. Sei a 200%. Io non posso fare più di questo. Allora lo rialzo. Era lui, l'ha fatto da okay, solo. L'ha fatto da solo. Re dei coglioni. Ti chiedono di urlare, Mirko. Ti chiedono di urlare e puoi farlo. No, non posso. Non puoi? Ah, vabbè. È finito. Non ci abbatte volanti poi, poverino. Tragico. Vai, vai, bene. Vai Lorenzo, vai alla prossima. Mio caro Mirko, cosa ne pensi del tuo risultato? Cosa dico, ciò che sei riuscito a fare in questo torneo? Brutto, fatto. Cazzo. Cazzo. Insomma, cioè, che risposta. La reazione più bella del mondo. No, davvero. Prezioso. Grandissimo. No, non me l'aspettavo per niente. Poi a un certo punto... stavo di merda. Perché? Cioè, proprio... in Grand Final stavo già malissimo. Non riuscivo più a guardare lo schermo. Ma stavi giocando troppo oppure stavi male proprio in generale? Cioè, ti no, probabilmente perché stavo giocando... Cioè, ho iniziato potente. Mm-hmm. Poi ad un certo punto non ce la facevo più. Beh, minchia. Cioè, sembra che avevo già dato tutto. Tra tese e tutto, comunque i tornei vanno un po' a dilungarsi, van, veramente tanto. Sì, però secondo me poi online è anche peggio, perché è pieno di piccole problematiche, i set sono un po' più lenti. Non hai nemmeno, sai, l'adrenalina di essere in mezzo alla gente, cazzo, al torneo, nella venue, che lì, cazzo, sei lì, sei pompato. Fino a quando non finisce sei lì a tirare proprio batosta, invece no, online, cioè, sei lì nella tua stanzetta, lì tutto annichilito, piegato. E devo... Sei sempre nella comfort zone e quindi magari non riesci a dare un tot. No, certo, penso probabilmente sì. Penso che sia anche quello che ti sprona spesso. È vero. E niente. In ogni caso, questa è un'altra bella domanda. Come mai hai scelto Luigi? Allora. Aia. Luigi l'ho scoperto. Due capodanni fa. Due capodanni. Sì. Sì. Capodanno per il 2018. Dal 2017 al 18. Praticamente stavo giocando con Agrume. E mi ha fatto vedere la spike di Luigi. Quella da Downtown. Ah, il taunt. Sì, ho fatto. Ma vabbè, la devo usare. Inizio a usare. Mi affeziono. Certo. Cazzo, poi quando lo giochi un tanto un PG ti ci affezioni, è normale che vuoi portarlo anche ad alti livelli, è giusto. Sì. Poi secondo me Luigi non è neanche così messo male, cioè è un buon PG. Ma voglia, secondo me. Ora voglio vederlo. A un certo punto... Da un taunt in torneo. Da un taunt in torneo. Cazzo. Voglio vederlo. Perdonami, va fatto. Magari. Lo proverò. Per punire un regrab. Oh, bravo, esatto. Sick. Dicevi? E poi, poi ho visto le cose di Elegant, i montaggi di Elegant, ho fatto troppo soddisfacente. Sì, lì di mamma mia, su Smash 4 era il sesso. Ragazzi, mi dovete dare un secondo perché sta OST mi sta facendo addormentare. Vaffanculo, mi sta proprio facendo addormentare. Mettiamo un po'... Oh, questa cazzo è incredibile. Che quella di King e i russi. Oh no. Oh sì, dai, un po' di spike. Queste sono proprio le spike, cazzo. Va bene. Io direi che possiamo passare alla prossima domanda. A questo punto non hai mai pensato tipo di cambiare main durante questi anni di competizione o comunque a un sub proprio simili, no. Pesantemente, tipo proprio ad un certo punto fai cazzo basta e ti senti di mercalino, robe simili, non lo so. Cos'è? No, non ho capito perché c'è il silenzio, scusate, che cazzo era questo? Allora, cazzo basta, proprio Luigi sempre, però un sub ci ho pensato,
è morto. Cosa è successo? È andato nelle ombre più nere. È morto. Mirko, prima di continuare, puoi riattivarti la telecamera, la videocamera. Ah, ok, perfetto. No, adesso funziona. Più o meno. Così. È stato spikeato. Il suo modem è stato spikeato in questo momento. Okay, è operativo, Mirko. Ok, ora ci sei. Cioè, io non lo vedo. Ok? Posso uscire rientrando? Ma si è fixato. No, si è fixato. Tanto. Si è fixato. Oh, sì. Cazzo. Però io vi sento, quasi non vi sento. Pronto? Adesso? Esci, esci, rientra. Esci, rientra. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Due. Sì. No, è roba mia. Sì, esci, rientra. Vabbè. Ascolta, sti cazzi delle telecamere, cioè, sono spostate, io non cambio un cazzo, vaffanculo, aspettiamo. No, c'è un emisfero. È stato molto bello il timing, Luca, complimenti. Hai visto? Stavo avevo la freccia sull'esplosione, stavo solo aspettando, cazzo. E niente. È tornato? Eccolo qua. Oh, cazzo. Funzioni? Ci sei, Mirko? Mirko? Ok, perfetto. Let's go! Andiamo, cazzo! È tornato in vita, è risultato. Buono. E niente. Stavi dicendo di un sub, stavi pensando. No. Ok, no. Sì, stavo pensando di tubare Roy. Se sentite poi, suoni è perché... Cazzo. Grande. No, Marello, dai! No, per favore, un minimo di rispetto. Però ci stavo pensando. Non l'ho mai fatto. Bravo. Non l'ho mai usato per il torneo. Focalizzati su un personaggio. Però. Ma sì, esatto. Sì, alla fine, cioè... L'importante è focalizzarsi e migliorare col PG. Poi, se a noi sta sul cazzo, non è un problema. Anzi, forse è meglio per te. È più divertente. È meglio per te. Tu immagina cosa significa. Scusami, Lorenzo, ora te lo faccio dire. Però, tu immagina cosa prova Dario quando io mi siedo sulla sedia a fianco a lui, cazzo, in torneo. Lui non vede l'ora. Non vede l'ora. Io mi siedo, cazzo, c'ho già la croce qua. La croce, cazzo, fuori ci sono le pompe funebri che mi stanno per portare fuori, cazzo. Sono lì con la faccia campana. Tutta rossa. C'è anche la campana, Luca. C'è anche la campana pronta. La campana della morte, stai dicendo. Questa qua. È la campana della morte. Xela ti chiede, Lore, dove tieni la Ultra Ball con Luca? È vero che mi ha catturato. È vero. È lì sopra, una mensola. C'è lo spirito e l'amore per Luca lì dentro. Hai visto? Che tesoro. Comunque Xela è vero fan, Vero fan. Vero, numero uno del podcast, probabilmente. Assolutamente. Un bacio a Xela. Comunque, siamo... Quindi... Arrivate alla prossima domanda e chi la deve fare non mi ricordo. Io. Infatti, vai, ti volevo chiedere, mio caro Gerco. Già che stiamo in argomento, quanti insulti ti becchi al giorno perché usi Luigi? Cioè, veramente, ti sei messo a contarli. Già c'è che ci sono io, che Luigi non lo posso vedere, vaffanculo Luigi. Oh. Però, cioè, aia. Proprio Luigi, mamma mia. Però... Quindi è una domanda di merda. Giustamente, niente da dire, assolutamente sì. E quindi quanti ne becchi, però? Boh, io non li sento, ma li becco, lo sento. Cioè, wow, che frase è colma di significato. Proprio li capti nella tua testa. È diventato un Buddha. Ormai mangia solamente dalla grab di Luigi. Cazzo, lo vedi, Luca? Appena lo vedi che fa pivot, proprio parte la grab.
cazzo. Addirittura, cazzo, ci sono le volte dove lo vede proprio. Uno, due, tre, cazzo. Era dinamico e fa bene. Quella è la B, altro che grab. Ah, quello sì, no, la B è questa, la morte. Quando ti colpisce, cazzo. Io mi sono ricordato, adesso un piccolo momento. Durante l'ultimo torneo ed è stata una scena orribile. E ho visto, se non sbaglio, era su Edo, era su Dario. Che ha fatto neutral B più il dash attack. La mia reazione è stata probabilmente una delle cose più sbagliate durante quel torneo, perché ho fatto, oh no, questa cosa è orribile. Sono sbiancato per un attimo, ragazzi, è stato orribile. Però ho visto che la concatenazione di eventi era tipo, cazzo, com'è il miracolo al contrario? Un cataclisma, che cazzo è? Esatto, un disastro. Oh, yeah. Oddio, ma c'è special guest Mirko dei Guns N' Roses. No, vabbè, detto. Grande Lemon. Cazzo Lemon. Ha ragione. Le sciabbiamo qui. Allora, ma passiamo alla prossima domanda. Mirko, ma tu con Luigi quali miglioramenti hai in serbo per te stesso? Ovvero, cosa stai cercando di migliorare col PG in questo periodo? Ok, sto cercando di migliorare alcuni setup, tipo Nair Bear, che è una figata, è soddisfacente ed è... esce abbastanza spesso. Poi Down Throw Up B, che se non mi esce così spesso come dovrebbe. Sai, poi ovviamente se ti interrompo ti chiedo soltanto una cosa, perché in effetti è vero, durante il torneo l'hai fatto parecchie volte, soprattutto più andavi avanti e più ogni volta che avevi la possibilità magari di farlo non lo facevi, ma era più per paura oppure perché eri stanco? Ok, lì era il timore di non riuscire a fare up B, perché essenzialmente si basa su una reazione la combo. Cioè io vedo se fa la DI, okay, reagisce alla DI. Io devo fare un read nel momento in cui faccio down throw. Il read sta nel fare la corsetta o meno. Ok. Quindi poi a un certo punto devo reagire. Quindi devo reagire alla DI. Se faccio la corsetta, reagisco alla DI interna con un bear. Se no, faccio up B perché prende. Ok, ha senso. Aspetta che... mentre puoi continuare a dire anche gli altri setup, non è un problema. Ok, io ti metto la Vega Stage sotto. No, setup è quello. Sì. Poi sempre la combo base da zero, ovviamente, e capirle su tutti i personaggi, anche perché su Dedede l'ho capita da poco, perché hai visto che non me ne è uscita una. Sì, ma infatti esatto, ci stavo pensando. Un pummel appena grabbo okay. Un pummel e poi è quasi tu. Ma vai. Quasi, perché è gigante. No, no, certo, è gigante. Certo. No, no, perché ci stavo pensando. In effetti proprio nel match contro Dario t'ho visto farlo di meno. Non so se l'avevo detto al commentary, ma ricordo di aver tipo detto una cosa del genere. Hai detto che stava iniziando a droppare roba, come se sembrasse stanco, era con poi... del lag anche. Sì. Perché comunque c'erano probabilmente entrambe le situazioni, sembrava. Qui da come facevo le combo su Dario. Lui poteva erdoggiare. Poteva erdoggiare. Ho capito. Però per i tornei per la match up experience. C'è un'altra domanda da Axel. Come si sentirà Jerko quando prende con un misfire? Questa è una bella domanda. Pogas. Ragazzi, Pog in chat per il misfire. Vai. Volete sapere un segreto? Vai. Ok, prima il pog. Prima il pog. Ok. Ok, l'ha visto. Stava guardando se c'era il pog. Sì, sta facendo la chat. Era un misclick. Ah. Oh. Ok. Volevo fare birra verde. Bro, sinceramente. No. Per me era come se l'avessi fatto intenzionalmente, quindi bello, porco bugiardo, bella paraculata questa, Luca.
è come quando tipo mi suicido, perdo e dico questo racconto ho vinto a me. Una testa di cazzo. Si sentono queste in sottofondo quando faccio sta roba, cazzo, le risate, ma poi le ho fatto la Bebo, il misclick che killa. Mamma mia, la Bebo special. La Bebo, giusto, esatto. E niente, io direi che comunque l'intervista può finire qui, ma non proprio. Perché qua ci aspettiamo una cosa bella. Ci aspettiamo una cosa bella, ovvero ci aspettiamo un beatbox per salutarci. Certo, scusa. Caro. Dammi un attimo che tolgo le OST. Completo silenzio. Sentiamo questo bel beat e poi possiamo andare. Cazzo che dragata, bravissimo, cazzo. Aspetta, un grandissimo applauso, cazzo. Bravo, porca puttana. Ora ci devi fare il tizio di Tetris. Ci ha sfanculato la parte finale, ci ha buttato. Aspetta, un po' d'acqua. Ricordiamoci, ragazzi. L'acqua. La smerdaldina qua, signori, in ogni caso. La blues pure. Momento blues, signori. Bella. Perfetto. Bene, ora ci fai il robot. Cazzo, è fottutamente identico. Sei un drago. No, ti ringrazio, era incredibile questo. Era incredibile. Grazie. Niente, Mirko, è stato un fottuto successo, cazzo. Successone, 10 su 10. Ora grazie, possiamo anche cacciarti. Marello, dammi il countdown. No. Fallo fuori, Marello! Uccidilo! No, no. Aspetta. 3. Vai. 3, 2, 1, vai. Ciao, Mirko. Perfetto, cazzo. Anche noi siamo dei coglioni, ci avevamo preparati alla fine per fare tipo un bel serio. Perfetto, grazie, da cacciarlo via. Invece ci siamo rimasti un po' di merda perché è stata una cosa fottutamente spettacolare e sick as fuck. No, è stato bravissimo. Fuoco interiore. Come cazzo ha fatto? Cioè, quel beat era davvero allucinante. Cioè, io se mi vado a fare una cosa, prima di tutto mi esplode la gola. Secondo, la mia lingua si spezza in due. E terzo, finisce che... la terza è meglio se non la dico perché era un po' sgravo. Quindi lascerò alla vostra immaginazione. Hanno nominato il Samurello. Il Samurello? Tira fuori la tua arma leggendaria, Marello. È un po' distante, ragazzi. Mi ha solo lasciato incazzare un po'. Se gliela levo di nuovo di nascosto per estrarre fuori la spada per divertirmi. Mazzo, Marello, mi spezzi, porca puttana. Vabbè, ragazzi, ora sappiamo tutti che momento è. Ok, prima di tutto un momento trodio. Mica un bel gasato per farti scorreggiare, Luca. Cazzo, sì, sempre, è un matto, cazzo, c'è sempre il timing. Ma qualche fetish antico, ne sono sicuro. Una domanda per la chat. Chat, preferite il momento trodio o il momento Antonio? Oh, cazzo, aspetta che non sono pronto.
Momento, cosa? Antonio. Ok. Aspetta, c'è un punto esclamativo Antonio. Eccoli. Tutti con gli Antoni. Io devo farli sparare, cazzo. No, ragazzi, non la posso andare a prendere ora. Mi viene un bel male. Durante la rubrica me la fino a buscare. Comunque, se sentite sti suoni, sono io che devo rispondere, devo fare il bot, capito? Cioè, non è che... certo. Non è per interrompere le vostre frasi o per rompervi i coglioni, però... Siamo tutti che l'apice del podcast è il trode, effettivamente il trode, un momento trode tutta la vita. Wow, è proprio... Hai visto? Proprio... Sì, ha proprio dei gusti strani, Nico. No, che sei a dirlo? Che è proprio Nico? Nico, gusti strani. Ma il tuo... Tre, ma... ci manca solo Valentino, momento Zeb. Anzi no, Valerio, per quelli che sanno. Se dovete sbagliare il nome di Valentino dovete chiamarlo Valerio, mi raccomando. Comunque. Oh, ci dissociamo, cazzo. Ci sono Dark Spot. Ma sono conosciuto anche come parola bannabile. Io ci sono venuto a dare calcio alle gomme, a masticare il culo. Ho già finito i culi. Che buoni che sono i culi, hai proprio ragione. Vabbè. Ok. Questa era proprio sgrava. Ragazzi, ascoltate. È il momento di passare alla nostra prima rubrica, ovvero la rubrica di Derd. E quindi, bando alle ciance, io direi di mandare sto cazzo di video. E vaffanculo. Aio? Concordo. Namo. It starts with I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, didn't even know I tried. It all fell apart, what it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Avrei dovuto portare anche questa settimana altri set da analizzare, però a causa di problemi dello streaming della settimana scorsa e anche dati dal fatto che non c'erano così tanti set interessanti da analizzare, ho deciso di portare i 5 errori più comuni che vengono fatti nella community in presa diretta, così ne parliamo insieme tranquillamente. Pronti? Iniziamo! Il primo grande errore che fanno in molti nella community è usare troppo le roll e usarle per spostarsi piuttosto che riposizionarsi e evitare l'avversario. Le roll sono generalmente una buona opzione, come vedete tutta quanta finché sono in blu sono intangibile e non posso essere colpito. Perciò dite vabbè, una buona opzione. Sì, però se andiamo più in profondità possiamo notare quanto in realtà siamo intangibili durante questa animazione. Dunque, primi 3 frame non siamo ancora intangibili, 4, al quinto frame diventiamo intangibili e la roll è un pochino stallata. Ciò vuol dire che l'ho usata troppe volte, quindi i frame di intangibilità partono dopo. Normalmente dovrebbe partire a frame 3, se non erro. Comunque, frame 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Al 17° frame diventiamo tangibili, perciò possiamo essere puniti. Le roll sono una brutta bestia da eliminare perché diventano parte della memoria meccanica in pochissimo tempo. Noi ci troviamo davanti all'avversario e la prima cosa che ci viene da fare è rollare, perché pensiamo di essere intangibili e di scappare velocemente. Purtroppo la storia non è così. Se noi siamo intangibili, lo siamo soltanto per lo startup dell'animazione. Abbiamo un sacco di endlag dove prendiamo soltanto frame per punire. E in più diventiamo intangibili frame 3, 4, 5. Comunque
i primi 5 frame. Lo sapete cos'altro è più veloce? Dash. Notiamo semplicemente quanto è veloce una dash. 1, 2, 3, 4, 5. Nei primi 5 frame noi ci stiamo già spostando e non abbiamo nessun tipo di lag. Perciò se vogliamo fare un aerial lo possiamo fare subito per difenderci in caso di opzioni aggressive. In generale, rollare non è una brutta opzione, anzi, è un'ottima, ottima, ottima opzione se usata nei momenti giusti. Perciò se usata mentre siamo veramente a rischio grab o a rischio di troppa pressure su scudo. Funziona bene, però va saputo usare nei momenti giusti, non va spammata e non va resa prevedibile. Perché se le roll diventano prevedibili, la situazione diventa drastica. Veramente, veramente tanto drastica. Un secondo errore, grave, grave, molto grave, che vedo fare alla community di Knosmash è cercare sempre la dash grab come punish. Sempre, in ogni situazione. La dash grab non è una brutta opzione. Parte frame 10, ha un bel po' di lag. Però se la hitti a basse percentuali prendi una combo di solito, se il tuo PG ha combo throw, o comunque ti prendi almeno 15-20% gratis dalla throw, ed ad alte percentuali ci sono PG che hanno kill throw e altri che hanno kill confirm dalla throw. Eppure non sempre l'ideale, e lo vedo fare troppo spesso nelle situazioni sbagliate, come per esempio questa qua che vi vado a far vedere adesso. L'avversario fa F smash, io punisco. Mentre invece quello che vedo fare è questo. E io adesso cosa faccio? Up throw non killa più in true combo. Back throw se ne infischia benatamente. Down throw, non ho niente da fare. Ho cercato un ledge trap o un edge guarding, che comunque è abbastanza banale. F throw, nient'altro. Un altro edge guarding che non ne valeva la pena. Mentre invece un bear killava. Un up tilt up air killava, un F smash killava, un up smash avrebbe killato, sempre che riesca a muovermi ovviamente, per esempio così. Eppure dash grab risulta sempre 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 l'opzione spammata, sia sulle mosse laghi come questo F smash di ZSS, che comunque è una mossa che di solito non si usa, sia con le mosse che di lag non ne hanno e che invece possono essere spot doggiate. Ecco, in quel caso è meglio fare dash attack, è meglio fare una burst option, è meglio fare un aerial safe in retreat. Ho visto troppa gente vedere up smash di Wolf e cercare di punirlo con una dash grab, quando a malapena di solito si riesce a punirlo con un auto shield buono. Questo è un grave problema. Però si può fixare imparando a usare la testa e capire le situazioni. Ricordarsi a che percentuale conviene una dash grab e a quali percentuali invece conviene, non lo so, punire con qualcos'altro. Terzo grave problema della community di Knosmash è abusare del salto, ma non un salto qualsiasi, il salto out of shield. Togliere lo scudo in questo gioco richiede 11 frame, e invece saltare out of shield ne richiede solamente 3, che sono i frame di jump scoot. Perciò è un'opzione veloce, un'opzione che ti toglie subito dallo scudo e ti fa andare via, almeno. Così, se guardi soltanto la frame data e non ti ricordi che questo è il quarto frame, questo è il quinto, questo è il sesto, questo è il settimo, questo è l'ottavo, questo è il nono. Vedete come ZSS potrebbe semplicemente fare, non lo so, salto up air? Potrebbe fare up B, up smash? E mi intercetterebbe. Questo poiché la frame data non è tutto. C'entra anche la posizione dei nemici, e saltare, nonostante sia una buona opzione, un'opzione veloce, quando diventa prevedibile è facile da intercettare con un anti-air, e dopo ti ritrovi in una posizione di juggling. Questo solo per aver usato l'opzione più veloce. Quali altre opzioni ci sono allora? Beh, c'è il roll away, roll in, ci può essere anche spot dodge ogni tanto. Ma soprattutto, lasciare lo shield.
perché è vero, costa 11 frame lasciare lo shield. Però io vi ricordo che avete 5 frame per fare parry. Perciò 11 meno 5 sono 6 frame dove realmente sei vulnerabile. E 6 frame, considerandolo un mix up, considerando che tu cercando di fare parry puoi avere anche un grosso vantaggio, non è una brutta opzione. Ricordatevi, lasciare lo shield non è una brutta opzione, è un'opzione che, come tutte le altre, come il salto, come le roll, come lo spot dodge, vanno sapute, mix upate e non rese prevedibili. Quarto grave problema della community di Icno Smash è il non saper teccare e non saper mix upare le tech. Ci sono 4 scelte quando ti forzano in una tech situation. La prima è non teccare, semplicemente banale. La seconda, teccare away. La terza è teccare normalmente. E la quarta è teccare in. Queste 4 opzioni devono saper essere differenziate, perché se non vengono differenziate, automaticamente diventano brutte opzioni, perché l'avversario ti legge e ti hard punish. È importante saper mix upare le tech, è importante tenere sempre il cervello attivo, perché per natura noi siamo abituati a seguire dei pattern, e se noi lasciamo che questi pattern ci guidano, è finita. Ultimo problema di cui voglio parlare oggi è la DI. In community vedo sempre sbagliare la DI. Tenere durante le combo DI in e durante i finish DI away. È importante saper fare il contrario, saper fare DI away, DI alta away, DI bassa away, dipende dal combo starter durante le combo, e invece saper fare DI in nel momento in cui ci si accorge che l'avversario vuole finire quella combo e noi non possiamo più evitarla con una DI away. Questo si fa tenendo d'occhio l'avversario, guardando sempre l'avversario e ricordarsi quali delle sue mosse sono combo starter e quali combo finisher. Questa è matchup experience ed è importante saperla sfruttare pensando durante la partita. È molto molto importante. Senza di questo ci ritroviamo in situazioni orribili, ci ritroviamo a prendere 40-50% in più rispetto a quello che dovremmo prendere, o morire 40-50% in meno rispetto a quando dovremmo morire. Ultima cosa che voglio dire prima di lasciarci è il fatto che tutti questi 5 punti sono denotati da un unico grande problema. Il problema trattasi di non saper mix upare, perché anche la DI va mix upata, perché la DI, se diventa prevedibile, risulta facilmente exploitabile. E per questa esatta ragione vi consiglio di giocare di più con la testa, giocare di meno con le mani. È importante, è importantissimo saper fare le tech, essenziale e imparare i fundamentals. Nessuno lo nega, nessuno lo negherà mai. Ma è anche vero che è molto, molto più importante sapere quando fare queste cose. E per questo sperimentate anche i tornei, anche questi fantastici tornei online. Lo so che vincere è bello, arrivare in top 8 è bello, ma è ancora più bello migliorare, soprattutto in questi tornei online che effettivamente non contano chissà quanto. Bene, da Derd è tutto, vi passo la linea allo studio. Ciao Luca, ciao Lorenzo, ciao Marello. E niente, era ripartito perché io ovviamente lo stavo guardando in diretta, quindi vabbè, sti cazzi. Siamo tornati. Guardate Lorenz con la berrita. Mi piace la mia berrita, ragazzi. Che buono. Esatto, buono. Allora.
Sì, sono ragazzi, siamo delusi come voi. I compiti per casa dove cazzo sono? Eh? Noi vogliamo i compiti. Cosa dobbiamo fare adesso? Fino a sabato, a due sabati prossimi, che non so parlare. Come cavolo facciamo adesso? Cosa faremo? È una malattia, non so, la malattia di Muretti, la malattia. Non riuscirò a giocare. Ecco, bravo Marello, passalo anche a me. È tornato il Samurello. Lorenzo l'uomo sardo e Samurello sono venuti qui per chiedere i compiti per casa minacciando adesso. Non ci voglio credere. Lorenzo, stai tenendo tu up questa cazzo di stream. Non c'è nemmeno bisogno della soundboard. Che cazzo? Compiti per casa giocate con la testa. Come cazzo si fa? Me lo spieghi, testa di... L'ha azzerato, signori. Azzerato. Vabbè, ascolta, se Lorenzo deve fare il poliziotto cattivo, a me tocca fare quello buono. Porca puttana, che fastidio che questa situazione. No, l'ha detto. Non è vero da dire di mix a fare, di utilizzare questi tornei per imparare. Fatelo anche voi, fatelo anche voi. Fatelo anche voi. Vedete quel fottuto Lakchak, brutti come nulla. Eravamo proprio. Sono ritornato a 25 fan minuti. Fancura la musica, devo fare una cosa. Dove cazzo è? Siete pronti? Freddy Mercury, oh, signori. Scusate, devo farla. Questa è una combo incredibile. Freddy Mercury che si trasforma in Super Saiyan. Signori. È da fare. E niente. Signori, è il momento del momento meme. E quindi Lorex e Buona la Pasta vi racconteranno una bella storiella. Prego. Non prima di rispondere a Nico e Lemon che mi chiedono di fargli vedere le pecore e di fare un canto sardo. E uno, io non ho pecore in casa, mi dispiace. Un terrazzo, no, non è vero. Bugiardo. Due. Come bugia? Bugiardo. Queste, io ho questo. Non ho le pecore, ma ho questo. Allontanalo da me. Però. E soprattutto non faccio canti sardi perché non so cantare e se lo facessi esploderebbero i microfoni. Quindi. No, vabbè. Torniamo al momento meme. Incredibile. Ci ho provato un po' a pushare sulle canzoni, però. Allora. Il momento meme di oggi è un meme che forse conoscerete alcuni di voi, soprattutto i grandi veterani. Ed è un meme della community. Ed è. Aspetta, ripeti, è laggato. No, non adesso. No. Fermati. No. Dai, cazzo, no. 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 La lama sguainata, cazzo, è il momento di uccidere il modem di Lorenzo. Lorenzo, brutto. Guardalo, non sei capace. La faccia scioccata, che c'ho. No! Ok, ti sei riaggiustato. Ragazzi, non faccio più con questa cazzo di catena, mi fa malissimo. No! La spalla. No, non credo proprio. Credo proprio di essere stato. Vai tu, un Marello. Minchia, io in verità stavo, ragazzi, in quel momento stavo facendo una partita. No, Lore, ti sei ripreso, per favore, salvami. Perché mi avete messo in mezzo a questo? Io mentre Lorenzo fa finta di laggare. Dai, non ce la faremo mai. Non posso farci niente. Lorenzo, cazzo. Non posso farci molto. Ma che sta morendo? Sono le sue ultime parole. È tornato, si sta muovendo. Si sta muovendo. No. Cazzo, ma perché non mi sto zitto? Porco lui. Cazzo. Dio. Funziona la censura. Porco. Che cazzo. Dai. Sveglia Lorenzo. Vabbè, un po' di magia. La racconto come terza persona. Ma sembra che abbia smesso di non è vero. Minchia raga, vaffanculo, ascolta, io mi arrendo. Vai, ascolta, vaffanculo. Allora, eravamo ancora al Game Style, un po' molto più stretto. E avevamo... quindi poche TV. Eravamo abbastanza messi male, era tipo... non lo so, un mezzo magazzino, ecco, quello dove prima giocavamo. Ah, mi ricordo la vecchia Avenio, aspetta. Vai, continua a contare. Era un tubo, giocavamo ancora nell'angolo dove c'erano tre TV, tre divani, bucati, vabbè, non c'erano le pantegane ancora. È una situazione
era abbastanza divertente. Uno dei primi tornei di Kno Smash, viene a partecipare un ragazzo molto simpatico, capelli lunghi, ricci. È una risata molto, molto simpatica, si chiamava Belloni, non so se ve lo ricordate. Belloni, il secondo nome proibito. Belloni, no vabbè scherzo, no, non lo facciamo. Il torneo, sono venuto a partecipare molte persone, strano ma vero. Non è compromettente, è una cosa molto simpatica. Ma infatti, dai. In poche parole, semplicemente partecipano molte persone, tra cui un paio di bambini, esattamente uno. Quel bambino si becca Belloni. Paio esattamente. Uno. No, no, divertirsi insieme a quei bambini in maniera consapevole, con quel bambino molto conscio. E quindi dopo lo stage striking, ovvero FD, ha piccato Game & Watch e gli è iniziato a sparare il martello sino a che non facesse il plinove. Il bambino, non voglio dire che se n'è andato via piangendo, però è rimasto sulla sedia in lacrime con Belloni che rideva. Che non è che rideva, Belloni quando ha vinto soprattutto ha popoffato e ha fatto il ballo di Fortnite davanti al bambino. Che ci è rimasto talmente male, è rimasto talmente visibilmente male, che il proprietario dell'avenio gli ha regalato un amiibo come consolazione dal bullismo del mitico Belloni. Che quindi diciamo che alla fine della fiera il bambino è tornato a casa contento per un amiibo, però che ridere, cazzo, tuo braccio, questo bambino, madonna. Così Vittorio se l'avrà levato dal coso, dal... Vittorio quando ha visto il bambino che stava piangendo è partito a questa nella sua testa. Devo fare qualcosa, devo salvarlo. Mi ha regalato l'amibo, cazzo, era l'unico modo. E aspettate tra tipo 6-7 anni come quel bambino torna, che giocherà a Smash Final Version assurdo, sarà il più forte di tutti, Game & Watch Slayer più forte della Sardegna, e massacrerà tutti, vedrà Belloni e lo spaccherà in due, farà questo per quello che mi hai fatto. C'ho la voce giusta per questo, ragazzi, devi dire ancora questo bambino si natocci. Quel bambino è vero, quel bambino oggi in realtà è già cresciuto ed è Marco Cappelli, detto Cartina. Infatti grazie Belloni per averci dato la potenza di questo grande campione. Hai visto? Tiriamo il gong, signori, per Cartina. Tirato. Bello. Il gong di Nobita in suo onore. E niente. Ragazzi, io direi che è il momento di passare alla nostra ultima rubrica. Abbiamo bisogno però di un ospite speciale, giusto? Sì, intanto mi sto preparando. Ok, ci sono. Dimmi, non farlo. Okay, fermo. Sono fermo. Se vuole mettersi in webcam, chiedetelo, che io non gliel'ho chiesto. Cristian, ti vuoi mettere in webcam? Proprio così, cazzo. Porca troia. Cristian, hai caricato le cazzo di cuffie, giustamente. E quella è la domanda più importante. Vorrei ricordare il delirio della scorsa volta. No, comunque no, non ho le carte, Leviathan, no. Però questo. Io non devo guardare. Ha confermato che si metterà in cam. Ci metterà in cam, incredibile. Toglimi quella merda di Fire Emblem di fronte. Un bacio a Roy, ma soprattutto a Bebbo. Anch'io c'ho il santino di Bebbo. Minchia, mi ho portato un bel di culo con la cosa, è assurdo. Scusate, c'è un troll in chat. Possiamo andare. Oh, Dio mio, Bazook. Oh cazzo, oh, lo spam da bannare sto ragazzo. Vabbè, raga, io nel mentre faccio la combo per coprire Cristian che non è ancora entrato per fare la combo, però devo togliere la musica. Minchia, oddio, cazzo, è entrato, ha preso il posto. È entrato così di prepotenza, ha preso il posto.
No, non dire che ci ha spostato. No, no, non ti preoccupare, ho risolto, ho risolto. E niente. No, 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 no. Perché Mario mi ha detto, eh? E quindi sono venuto. Sì. Ah, okay. Mario non l'hai detto prima, brutto maleducato. Ma l'aveva detto, eh? Gli ha detto proprio, dentro. Sì, esatto. Lorenzo. Vabbè, basta, dai, basta inside joke. È il momento di passare quindi all'ultima rubrica. Ora mettiamo sto video di sottofondo. Mandame la buona maledizione oppure giuro che ne sparo 20. Niente, togliamo lo ST. Anzi, lo ST te la lascio, tanto sti cazzo. Oppure c'è lo ST nel video. C'è lo ST nel video, Christian. Sì o no? C'è lo ST, mi sa. C'è lo ST? Ah, beh, sì. Allora dai, lasciamo lo ST del video. Bene, andiamo al video, signori. Dimmi che è parte, per ragazzi. Favore. È partito, grazie. Vai. Perfetto. È come l'ultima volta, se non ti ricordi bene. Cosa, Marello? Christian, non ti bloccare, vai avanti con sta cazzo di rubrica. E io mi... Ok, ok, va bene, a posto. Bella ragazzi, questo è Chris Valutazioni, l'uomo di oggi è il buon Nico. Vediamo come è iniziato con errori con le quali, tra le quali spesso le roll per fuggire o per muoversi, la paura di grabbare, non andava mai off stage e soprattutto l'edge non lo usava mai e aveva difficoltà nelle combo nel mix up di Falco, perché è il suo main. Quindi nel tempo, nel corso delle settimane, che erano due stavolta, abbiamo dato una rifrescata ai fondamentali, grazie all'aiuto di Delb, che anche lui usa Falco, gli abbiamo spiegato tutti i setup importanti di Falco e come muoversi col personaggio, abbiamo iniziato a correggere le bad habit e ha conosciuto il mondo del Dragdown, che tanto gli piacciono. Gli abbiamo dato infatti dritte sullo stage control, dato che lui ha una brutta abitudine di abbandonare completamente l'offensiva quando l'avversario è off stage. E so come mix appare il più possibile la recovery di Falco. Abbiamo visto tutte le possibili tech skill del gioco, anche quelle che sono un pochino più complesse perché deve comunque affrontarle. E abbiamo concluso anche con la differenza tra gli stage, che lui non conosceva per nulla. Oltre che ovviamente che consigli ultra specifici del momento, tra gli errori banalotti che faceva. E tra l'altro il player si è sempre impegnato tantissimo in ogni singola sessione di match che abbiamo fatto. E l'ultimo giorno, grazie all'aiuto di Lemuen, al buon Lemuen, che tra l'altro ha partecipato allo scontro che state vedendo adesso, spero, sono riuscito ad avere un buon giudizio su Nico e quindi ad avere le valutazioni. Abbiamo dato. Le mostriamo? Le mostriamo le valutazioni o cosa? Mi dica certo lei. Certo che le mostriamo. Le mostriamo adesso, certo, allora. Certo. Bam. Sì, sì. Vada, vada. Quindi abbiamo dato, ho dato un 3,5 in advantage perché è la statistica su cui ho più fiducia che lui migliori. E anche se non ha tantissime tech skill, è un buon tecnicismo che aiuta nel combo game di Falco, ci vedo comunque il suo futuro punto di forza, grazie anche al fatto che ha speso bel tempo a labbare e ne spenderà a labbare, e che le combo di Falco sono fondamentali da labbare, appunto. Inizialmente era un po' sotto la kill, visto che aveva difficoltà ad approcciare e in generale a continuare l'advantage. Però col tempo ha migliorato notevolmente, soprattutto grazie ai nostri consigli e a quelli di Derl. Mentre in disadvantage gli ho dato 3, è la statistica più neutra, paradossalmente. Perché sì, fa ancora errori comuni, niente di trascendentale, semplicemente a volte un po' deconcentrato, spreca il salto fuori dal listino delle combo, che lo mette in situazioni pericolosissime. E dovrebbe un attimo rivedere il landing qui Dare, che spesso lo usano. Però quando è attento riesce abbastanza bene a mix upare le opzioni fuori dalle combo. In tech skill, che è la statistica più bassa, gli ho messo 2.5, semplicemente perché è
una statistica in cui ha meno pratica, ha giocato poco tempo al gioco, e in più l'online non ha aiutato di certo nel miglioramento del textile. A volte infatti non riesce a chiudere le combo o a fare edgeguard particolarmente puliti con gli input, ma però la teoria ce l'ha, in testa ce l'ha la teoria, deve solamente passare del tempo col gamepad alla mano, insomma. In neutral le ho dato 3,5, perché semplicemente ha la teoria ce l'ha, in più ha giocato con tre persone diverse in queste sessioni, ha giocato con me, ha giocato con Lewen, che è stato un po' il suo test finale, e ha giocato con Derd, che l'ha aiutato con Falco, appunto. Quindi ha avuto tanti aiuti, il miglioramento era abbastanza prevedibile. Ha un po' di problemi di effettività, in generale di leggibilità, ma impegnandosi risolverà sicuramente questi problemi qua. Correggendo man mano gli approcci, lo scudo e lo spacing, è notevolmente migliorato sicuramente. Diciamo che in futuro mi aspetto che l'Adventist diventerà un po' il suo punto di forza. Con Falco. L'ha detto, signore. Allora. Sì, assolutamente. Promettente. Sì, esatto, tanto promettente. Mi aspetto che me lo ritroverò ancora più spesso su Discord, anche insieme a Luca o sì, a Muretti, per continuare a migliorare, insomma. Assolutamente. Quando vuole. Bella giocata, ma la faccio volentieri. Anche con me è bello, fatti sentire. Niente, torniamo alla grafica, cioè alle nostre faccine. C'è altro, Cristian, oppure t'ho tagliato roba? No, puoi anche cacciarmi via da qui. No, non ti caccio, perché tanto il podcast, effettivamente, abbiamo finito i nostri argomenti, abbiamo finito tutto quello che dovevamo dirvi. Vi ringraziamo per averci seguito, è stato davvero bello. Speriamo che appunto la nuova lunghezza del podcast sia anche migliore per voi, ma speriamo che sia anche più godibile in generale. Niente, fateci sapere se vi è piaciuta. Passo la linea, il saluto ai miei colleghi. Ciao ragazzi, grazie di tutto. Ah, scusami, vai tu prima allora. No, vai tranquillo. No, prima tu. No, cioè, dai, prima tu. Ok, quindi niente ragazzi, un saluto a Ger, il nostro caro ospite, che ci sta già ringraziando. Ma grazie a te che ci hai fatto in te con quel beatbox fatto. No, sì. Cazzo, che laggato allucinante. Com'è ridotto, madonna mia, non è possibile. Vabbè, li faccio io, mi ha battuto il tramite del lag. Ragazzi, grazie di tutto, abbiamo fatto ottime soglie di partecipanti, veramente complimenti a tutti quanti, palle d'acciaio. Spero che le rubriche vi abbiano comunque aiutato in generale, sia quella di Derd anche quella di Cristo, che veramente entrambi gli ultimi lavoratori dei nostri servi. Per il resto ragazzi, ci sentiamo il prossimo. È vero, dimenticavamo, probabilmente il torneo non si terrà il prossimo sabato quanto la domenica, perché sarà un giorno di un qualche santo che io non so. Dunque ci sentiremo col cazzo di giorno, maledetti tutti voi. E niente, vabbè, comunque grazie ragazzi per averci seguito, ci sentiamo alla prossima, adios, ciao belli, ciao ragazzi. Un secondo ragazzi, questa volta l'outro la faccio io con la mia bellissima voce, perché è il momento di utilizzare la voce di Cyberpunk. Addio, bella.
ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Magassa di podcast.